Bonsoir, mademoiselle. Une table pour deux? Oui, merci. Du vin avant le dîner? Oui, celui-là. Très bien. Grazie. Sei un incosciente. Dovevi ordinare proprio il vino più caro che c'è sulla lista. Così hai fatto fuori quei pochi franchi che avevamo. Ma di che cosa ti preoccupi, Pass? Oh, se è questo che vuoi, va pure avanti per conto tuo. Io intanto vado a fare le mie telefonate. Deve esserci un tesoro. Le paghi il ricevente, a Jordi non dispiacerà. Telefono? Là-bas. Merci. Per fortuna l'ho scampata bella. Hai parlato? No, ho chiesto al centralino di continuare a provare. Ho chiesto perfino di provare all'ospedale. Mi chiameranno appena l'avranno in linea. Oh, non vi ho ancora presentati. Brenda, Marcel, Claude, vi presento la mia amica più cara, Brenda Clegg. Enchanté. Grazie, molto piacere. Lei parla inglese? Claude e Marcel avrebbero piacere di cenare con noi. Io ho accettato a patto che paghiamo la nostra parte. Ma no, assolutamente no. Non è neanche il caso di parlarne. Stasera voi sarete i nostri ospiti, d'accordo? Il nome delle relazioni franco-americane, se non altro. Allora, quando è così. D'accordo. Garçon? Prego, signorine, state pronte per comandare? Ordi, siamo pronte. Pour vous? Le même. Très bien. Per i nostri fidanzati. Forza, la linea è disturbata, telefono dalla Francia. Che cosa desiderate? Sto cercando il signor Wally McCandles. Lavora lì in ospedale. Ho provato a casa, ma non risponde nessuno e ho pensato che forse era di turno. Wally McCandles? Mi dispiace, signorina, ma non c'è. È andato in vacanza. In vacanza, ha detto? Ma sicura? Oh, sicurissimo. Era così contento, mi ricordo. Non ho idea di quanto tempo starà via. Ho capito. La ringrazio. Salute. Salute. Hai parlato? No, da Jordi non risponde nessuno. E Wally è andato in vacanza e chissà quando torna. Se la starà spassando da qualche parte, beato. Questi ragazzi stasera ci portano in discoteca. Volete scusarci un momentino solo? Dolce, vieni con me. In discoteca? Ma di un po', sei diventata pazza. Dobbiamo inventare una scusa. Perché dobbiamo inventare una scusa? Senti, un conto essere invitata a cena, Dolce. Un conto essere invitata a ballare. Da due sconosciuti. Sì, che male c'è, scusa. Senti, se hai degli scrupoli per questo tipo del medaglione, fai il piacere e toglitelo per una sera. Chissà che forse non riuscirai a divertirti. Grazie per la cena, è stata ottima. È stata una serata divertente. Ma come? La serata deve ancora cominciare, no? La discoteca vi piacerà da pazzi, non è lontano da qui. Quanto lontana, esattamente? Lontano dove può arrivare la pala di un fucile. Sì, exactement. Vi do la chiave della macchina e noi paghiamo il conto, ok? È meglio che rispolvere il tuo francese e impari a dire non se ne... Quei due là non hanno nessuna intenzione, cara, di portarci in una Ci vogliono portare a casa di quel Claude o come si chiama. Non l'hai ancora capito, Dolce. Quei bastardi cercano ben altro che una cenetta e quattro sal... D'accordo, d'accordo, non mi meraviglio. Però non è detto che ci debba stare. Quei due vermi sono convinti di imbrogliarci. Ce ne vuole per imbrogliare me, tesoro. Che altro hai in mente? Fammi vedere quelle chiavi. Dolce. Siamo pronti, allora? Dov'è il tuo amico? Il... come nascondi? Sta pagando il conto, ecco. Giusto. Senti, Claude, stavamo pensando che non ce la sentiamo tanto di uscire stasera. Si è fatto così tardi e i nostri genitori staranno già in pensiero. Brenda, ma dove hai la testa? Come? La borsetta, mon ami. Hai lasciato la borsetta sul tavolo, ripeto. Oh, hai ragione, la borsetta. Anzi, veramente mi è caduta sotto il tavolo. Sulla table, mon sac. Ah, bon, la vado a prendere io. E noi tagliamo la corda. Dolce, questo si chiama furto d'auto. Forse preferisci un match di boxe. No, ti prego, andiamo via. Roba da pazzi quei due, è vero, Dolce? Se non altro abbiamo scroccato una cena, anche se tu hai appena toccato cibo. Ci credo, guarda, ogni volta che Marcel mi strofinava il suo schifoso ginocchio sulla gamba, chiudevo gli occhi, stringevo il medaglione fra le mani e pensavo a uomo. Già. Perché l'hai chiamato così? Ah, niente, è così... Strano, anche un mio amico in America lo chiamava così.
In effetti lo è. Veramente magnifico. Non ricominciamo adesso, eh? Piuttosto, d'accordo, fermati al primo telefono. Voglio provare a chiamare Jordi per farci mandare un po' di denaro. Dolci, vuoi rallentare? Possiamo discolparci, dire che è tutto un malinteso, non siamo delle criminali. Come no? Abbiamo rubato una macchina, l'hai dimenticato? Sì, ma per liberarci da quei due porci, rallenta, Dolci, i poliziotti capiranno. Sì, e così ci manderanno in quella maledetta scuola, meglio la morte. Moriremo di sicuro se continui a guidare. Dolci, sei impazzita. Dolci! Americana, povera petite figlia. Piano, 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 non ti... Se sono così fortunata, perché mi sento uno schifo? Uno schifo? Sì, cioè, male. Ah, sì, sì, ho capito. Beh, hai qualche costola incrinata e il tuo, come si dice, poignet? Polso. Sì, il polso ha, come si dice, una distorsione. Magnifico. Brenda? Dove sei? Non ti trovo. Jordi, Jordi, sono qui, vieni. Finalmente, come stai, Sgorbio? Attento, le mie costole. Che c'è? Le costole, poverina, scusami. No, no, va tutto bene adesso che ci sei tu. Oh, Jordi, sapessi come mi mangi. Sono qui, vicino a te. Da brava, sdraiati, su. Non devi agitarti. Sapessi, Jordi, quanta nostalgia di casa avevo. E tu hai anche smesso di scherzare. Che cosa? Hai voluto, ma... C'era lo zampino di mamma allora in tutto questo. Jordi, come sta Wally? Mi manca tanto, sai? Che dici, dov'è? Ehi, ti farà male. Calmati, Sgorbio. Siamo stati insieme fino a poco fa, poi è uscito per andare a cercare te. Adesso però sarà tornato a casa di Dolci. L'ho pregata di dirgli dov'è la clinica e di raggiungermi qui. Vedrai che arriverà da un momento all'altro. Abbiamo sentito la sirena della polizia, abbiamo perso la testa. Dolci premeva sempre più sull'acceleratore. Io la supplicavo di rallentare. E così siamo andate fuori strada. Ha sterzato di colpo per imboccare una strada di campagna. Ma la velocità era troppa. Sono i freni che stridevano e un albero che ci veniva. Non volevo andarci, Jordi. Ma poco prima avevo chiamato l'ospedale e mi avevano detto che Wally era andato in pensare. Sì, specie dopo che avevo visto la foto di lui e Ron insieme. Che ormai non gli portava più niente di me, non credi? Ero furibonda, arrabbiata. Vedendo quei due ragazzi mi sono detta, beh, perché... E se avessi saputo che invece Wally era venuto fin qui a cercarmi, io... Non mi stai dicendo bugie? Sii sincero, Jordi, è venuto veramente. Non ci crederò finché non lo vedrò entrare da quella porta. Dolci è tutt'altro che una persona affidabile, purtroppo. Però sa anche quanto è importante Wally per me e glielo deve aver detto. Telefonare a casa. No, no, non voglio assolutamente... Non discutere, Brenda. Dobbiamo chiamare mamma e papà. Per farmi spedire di nuovo in quel campo di concentramento. Senti, piccola, mi rendo conto che non ne puoi più. Capisco la tua reazione, ma ti vogliono bene. Sono disperati da quando sei scappata da scuola. Oh sì, come no, mi vogliono bene, certo. Finché faccio quello che dicono loro, però. Ma adesso ne ho fin sopra i capelli, Jordi. Non gli permetterò più di interferire nella mia vita. Brenda, lo so, è dura, lo so per esperienza. Sono contenta. Ci penseranno due volte prima di rimandarti in quella scuola. Sì, lo dici tu, ma io non mi fido per... E lo farò sul serio. Io chiamo intanto. Sta calma, eh? Pronto? Allo, Sigurd? Sì, parla la mia lingua? Certo, signore. Perfetto. Senta, vorrei fare una telefonata intercontinentale per gli Stati Uniti. In che città? A Washington. Bene, signore. Il signor Samuel Pearson Clegg. Sia ben chiaro che io non ci voglio parlare, Jordi. Non mi fa sentire niente. Mi scusi, signorina. Il numero? Ah, sì, subito. Il numero è 703-555-4841. Sono in ospedale. Un ospedale di Aix-en-Provence. Oh, è Brenda? Sto benissimo, aspetta, c'è una persona che ti vuole parlare. Jordi? Jordi? Jordi, mi senti? Che succede? Sì, papà, sto bene. Ho avuto un incidente di macchina, ma niente di grave, ti assicuro. Dici davvero? Ti giuro, sto bene, sul serio. Ho solo una distorsione al polso e qualche costola ammaccata, tutto qui. Mi dimettono domani. E non vuoi che torni in quel collegio? Papà, non ho nessuna voglia di tornare in quel... Non devi preoccuparti di niente. Sei molto arrabbiato con me per quello che ho fatto. Papà, odiavo a morte quella scuola. Non sopportavo di restarci neanche un minuto. In questo momento pensa a star bene. Fammi parlare con Jordi. Sì, papà. Vuole parlare con te.
Ti ho detto che la trovo. Wally McCandles, lui non c'entra niente, papà, era lontano mille... No. No, papà, no. Non mi dire bugie, Jordi. Non essere ridicolo, ti prego, io non glielo posso impedire neanche se volessi, non posso e non voglio. Bravo, Jordi. Dov'è adesso Wally? Ma io penso che in questo momento stia venendo. Jordi, sei stato eccezionale. Che ti ha risposto quando gli ha detto che non poteva controllare la situazione da 4.000 miglia di distanza? Ha detto, può... Da sola. Ah, non sente nessun dolore quando si muove? No, mi hanno impacchettata piuttosto bene. Come? Mi hanno fasciata bene. Ah, ora ho capito. Senta, ma verrà qualcuno a strapparla fino a casa, vero? A darmi uno strappo fino a casa. Sì. Certo, mi viene a prendere mio fratello. E se la fortuna mi assiste, anche il mio ragazzo. Papà! Papà, perché sei... Ma ti avevo detto che non era niente di grave. Beh, dovevo sincerarmene coi miei occhi. Allora, stai veramente bene? Certo, c'è solo qualche costola che mi fa un po'. Papà, mi dispiace che tu e mamma siate stati in pensiero. Beh, questa volta l'hai combinata davvero un po' grossa. Papà, te lo giuro, non avevo proprio altra soluzione. Te l'ho detto anche per telefono che non ne potevo più di quel posto. Una cosa spaventosa, e se tu hai intenzione di rimandarmi laggiù, io non so che cosa... No, no, non parliamo più di quella scuola per ora. Io non ci torno, sia ben chiaro. Non ti preoccupare, non ci tornerai. Sicuro? Mai o per ora? Senti, Brenda, tu sai che io e tua madre avevamo delle ottime ragioni per mandarti in quella scuola... Ora... Però, scusa, potevate farmi tornare a casa almeno per le feste di Natale. L'abbiamo fatto per il tuo bene. E io ho pensato di far bene scappando. Certo. Non posso. No, adesso no. Endos? Sai che è in prigione. Certo. Beh, Jordi sta cercando di tirarlo fuori. Comunque ti dico subito che non vengo da nessuna parte finché non l'avrò visto. Brenda. Wally è stato arrestato per un reato piuttosto grave. Ma ti giuro che è innocente. Ti giuro che la colpa è mia. Wally non è entrato in quella casa con cattive intenzioni. Stava solo cercando. Ma dopo che io e Dolce avevamo forzato la serratura... Ma Wally è un estraneo. Che ci faceva là dentro? Credo che dovrà penare un bel po' per dimostrare ai francesi la sua innocenza. In altre parole, dovrà restare... Forse degli anni. No, senti papà, ma tu non puoi fare niente. Ascolta, lo so che non ti è simpatico, però Wally non è un criminale. E non potresti chiamare il consolato americano o l'ambasciatore in persona? Tu conosci tutti questi. Davvero ci... Per queste cose in genere ci vuole tempo. Non è facile, ma ci posso provare. Oh, bravo papà, lo so già che ci riuscirai. Però è inutile che restiamo qui ad aspettare. Ce ne andremo a casa oggi stesso. Cos'è un ricatto? Perché se... E se desideri che io aiuti Wally, vedrò cosa posso fare. Permettimi almeno di vederlo soltanto un momento. Il tuo stato non ti consente di andare in giro per le prigioni francesi. Io sto perfettamente. E voglio vedere Wally. Sta tranquilla, lo... Ho ragione di dire che è un ricatto. Brenda, vuoi il mio aiuto per far uscire Wally? Altrimenti non faccio altro che piantare tutto e disinteressarmene. No, no, no. Torniamo. Telefono subito ai miei avvocati. Ci penseranno loro. Grazie, papà. Fra poco più di un'ora sarai a casa con tutta la famiglia. Sicuro. Io sto con la famiglia e Wally solo come un cane sbattuto chissà dove in Francia. Papà, io non sarò felice finché non rivedrò Wally. Oh, mio Dio, ma cosa ti è successo al braccio? Come ti senti? Ah, sta benissimo, Mirna. Dammi qualcosa da bere, sono stanchissimo. Oh, Brenda, siamo stati così in pensiero per te. Vieni, fatti abbracciare. Oh, le costole che mi fanno male. Sono così felice. Cara, cosa c'è? Non sei contenta di essere tornata nella tua famiglia? Certo, sono molto contenta di rivederti. Ma soprattutto di essere uscita da quella galera. Mi avete sequestrata. Avanti, Brenda, che dici? Come fai a parlare di sequestro? E come altro lo chiameresti tu? Papà non ha voluto che restassi in Francia. È arrivato, mi ha impacchettata e in 448 mi ha trascinata all'aeroporto.
Ma volevi che ti lasciassi curare da degli stranieri? Sarebbe uscito di prigione e sarebbe venuto a trovarmi. Fuori dall'ospedale per paura che ci incontrassimo. Ma perché? Certo, hai aspettato che fossi partita, però. Mi dispiacerebbe. E lo sai bene, papà. Io so solo che finalmente sei a casa tua, ma possiamo parlare di cose un po' più divertenti? No, ho altro per la testa adesso. Tanto per cominciare, non so se Wally è ancora in prigione o è uscito. Ma appena arriverà a Washington, sono sicura che mi chiamerà. Avrà voglia di vedermi. Oh, santo cielo, ma... Ho voglia anch'io di vederlo, mamma. Tu hai fatto anche l'impossibile per tenerci separati. Mi hai impedito di ricevere la posta, di ricevere telefono. Cerchi di negare, mamma. Adesso basta, però. Tu puoi essere riuscita con i tuoi soliti sistemi a separarci per qualche mese. Ma adesso basta. Così urgente, non può aspettare. Sì, certamente. Bentornata, Brenda. Grazie, signora Forbes. Allora, mi sono spiegata. Vuoi dare... Mi piace, sai. Ma dovete sapere quali sono i miei sentimenti. Oh, ecco, ci siamo. Possiamo rimandare questo discorso a domani, ti dispiace? Mamma. Quando sei... Mamma, non tesoro, è stato tu niente. Sei ancora la nostra bambina. La cosa più preziosa che abbiamo al mondo, capisci? E tutto quello che facciamo lo facciamo per il tuo bene. Lo so, certo. Ti voglio bene, mamma. Senti, tesoro, mettiamo da parte per un momento Wally, eh? E parliamo invece dei programmi che io e tuo padre abbiamo in mente per te. Peccato che non hai potuto partecipare al cotillon di Capodanno. Ma non è una festa, grande ballo. A cui un ballo? Con abiti lunghi, crinoline e via di seguito. Allora posso invitare anche Wally? Che ha ritelefonato per Brenda. Ho provato a liquidarlo con una scusa, ma lui insiste. Papà, visto che ci tenete tanto a questa festa tu e mamma, accetto, ma state dicendo. Tua figlia avrebbe... Parteciperò alla festa solo se il mio cavaliere sarà Wally. È la mia ultima parola.